12 comuni, 4 diocesi e 2 regioni legate dalla storia di San Francesco e dalla ricorrenza degli 800 anni dal ricevimento delle stimmate alla Verna. Chiostri Acustici, la 11ª edizione, è nata sotto il segno del poverello. La manifestazione ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico non solo dei chiostri dell'Alto Tevere Umbro-Toscano, spazi di straordinario interesse artistico e di rara bellezza architettonica, ma anche luoghi di meditazione e raccoglimento spirituale insieme a monumenti ricchi di storia. La 11ª edizione dei Chiostri Acustici, 12 comuni interessati, 14 gli eventi in calendario. Iniziamo venerdì 19 luglio e il tema seguito è un tema che è stato naturalmente suggerito dal nostro vescovo Luciano Paolo Cibedini, che vuole celebrare gli 800 anni dal ricevimento delle stigmate di Francesco sul Monte della Verna. Quindi conferenze tematiche, concerti di ispirazione francescana, ma anche l'obiettivo rimane sempre quello della valorizzazione del ricco patrimonio culturale ecclesiastico del nostro territorio, che in questo modo abbraccia ben 4 diocesi, quindi destinato ad un pubblico di turisti che speriamo numerosi nel nostro territorio, ma anche di cittadini residenti che potranno riscoprire in questo modo spazi di straordinario interesse, chiostri, piazze, palazzi, castelli, abbazie. Quest'anno la manifestazione si lega alla ricorrenza di San Francesco. Pertanto si terranno conferenze tematiche legate al santo e concerti con musica di ispirazione francescana in luoghi, monasteri o conventi di famiglie francescane maschili e femminili.